Al nostro pianeta sta succedendo qualcosa di inatteso, o forse di atteso, si sta sicuramente riscaldando. Il fenomeno del global warming non è un qualcosa di inventato, una mossa di marketing, ma qualcosa di reale. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna purtroppo di toccare con mano ciò che sta accadendo. Ho potuto lavorare negli ultimi anni con i più importanti scienziati mondiali. La mia esperienza, ormai ho 52 anni, sono 30 anni che giro il mondo, ho viaggiato in 138 paesi, attraverso ogni fascia climatica, raggiungendo il Polo Nord geografico a piedi e quanto l'Antartico, quindi spostandomi dai poli alle regioni desertiche, alle steppe, attraversando laghi, fiumi, oceani e quant'altro, proprio cercando di vivere la natura. E ho potuto constatare quanto ciò che si dice e si scrive sia vero. Le temperature mediamente sono aumentate nel globo terrestre. In Alaska la temperatura è aumentata di circa 5 gradi. Al Polo Nord, negli ultimi 80 anni, le acque hanno subito un aumento di temperatura di circa 0,7 gradi centigradi, e per la prima volta nel gennaio del 2016 la colonnina di mercurio del termometro ha registrato un positivo, un più 4. Quindi sono dati che ci debbono far riflettere, io definirei addirittura allarmanti. Basti anche pensare alle ricadute che abbiamo nel nostro territorio, nella nostra Italia, ciò che è avvenuto appunto anche in Toscana, in Liguria e in Piemonte. Insomma, ci sono dei fenomeni strani ed anomali che fanno naturalmente pensare quanto ciò che sta accadendo nelle regioni più sensibili ai cambiamenti climatici, ovvero i poli, sia vero. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo toccato l'89, 59, 59 e 9. Polo Nord geografico è qui. Tutti noi dobbiamo avere una coscienza che non deve essere essenzialmente green, tanto per usare un termine che va di moda e per darsi un tocco, ma dobbiamo semplicemente imparare a rispettare il nostro pianeta, quello che noi tutti i giorni calpestiamo. È un bene comune che ci appartiene. Appartiene a 7 miliardi e mezzo di persone. Ci sono, a mio avviso, due azioni da compiere. Una potrebbe essere più diretta e, se vogliamo, veramente ecologica, cioè quella di piantare almeno 4 alberi a testa per i prossimi 20 anni. In questa maniera riusciremmo, diciamo, a riequilibrare le sorti, diciamo, del nostro pianeta, quantomeno a livello di purezza di atmosfera. L'altra invece sono tanti piccoli gesti che, moltiplicati per i miliardi di abitanti che adesso conta la Terra, potrebbero fare la differenza. Faccio qualche esempio pratico. Utilizzare lampade LED al posto di lampade ad incandescenza. Semplicemente lavarsi i denti nella maniera più adeguata, utilizzare il riscaldamento in casa o l'aria condizionata, il tenere il motorino, la moto o la macchina accesa quel tanto tempo che non serve ed è inutile. Quindi impariamo semplicemente a parzializzare i nostri consumi. Non dico di doverli annullare perché di energia ne abbiamo bisogno, ma semplicemente a usarli con intelligenza e coscienza. Mi piacerebbe poter rivolgermi a due categorie di persone, i ragazzi, soprattutto i ragazzi, i giovani nei quali ho veramente molta fiducia, perché è proprio a loro che consegniamo nelle loro mani il nostro mondo, quello che abbiamo ereditato dai nostri padri, ma se continuiamo in questa maniera non lo restituiremo nella stessa maniera, appunto intatta a loro. Il mondo è dei giovani, quindi che i giovani possano sviluppare questa coscienza, e vorrei che proprio a loro fosse diretto questo mio messaggio. E poi a chi? Ai decision maker. A tutti coloro che hanno il potere di decidere. Vorrei rivolgermi essenzialmente al presidente degli Stati Uniti, a Donald Trump, il quale appunto ha sostenuto che il riscaldamento globale è appunto una idiozia, ed ha chiesto proprio un test di intelligenza a coloro che sostengono questo. Ebbene, io vorrei che il presidente degli Stati Uniti potesse invece rendersi conto che così non è, che il global warming è una vera e propria realtà e potrebbe trasformarsi in una catastrofe. Ecco, lui è proprio al presidente che mi rivolgo, e vorrei che questo mio appello potesse veramente arrivare ai suoi orecchi. Per far capire alle persone, delle città, quanto la fauna artica sia meravigliosa, straordinaria, non pericolosa. Impariamo a rispettare ed amare
questi meravigliosi animali. Guardate che bello. Poi non dite che non sono animali affettuosi.